sai che saranno a luglio in Turchia. Ma qui a Livigno ci stiamo preparando molto bene, siamo assistiti da un tempo stupendo, quindi è bello uscire a correre. Ci stiamo allenando bene con le altre ragazze e quindi vediamo un po' cosa verrà fuori. Quest'anno gli europei sono in salita e discesa, quindi stiamo curando un po' di più la velocità delle discese. Speriamo che porti i suoi frutti. Ma ammiro Maria, perché Maria, grazie Roberti, perché è molto tenace e veramente ha dimostrato che nonostante gli anni passino, con la grinta e con la testa si riesce ancora ad andare forte. Ma un difetto, direi, è un po' un difetto di tutta la squadra femminile, perché tra ragazze su 4 siamo over 35 e quindi non sarà facile combattere contro le giovincelle. Ma logicamente uno va agli europei con primo l'obiettivo di una medaglia di squadra e poi l'obiettivo di una medaglia individuale. So che la sarà difficile perché come squadra siamo un bel gruppo e quindi possiamo farcela. Individualmente vado meglio in sola salita, non sono ancora, diciamo, al top della forma, quindi sarà dura, però ci proviamo. Beh, il sogno degli europei è un po' collegato a quello che ho detto prima, di riuscire a confermare il podio dell'anno scorso, anche se so che sarà su un tipo di percorso così sarà molto durato.